Allora, bentrovati, incontro con Vittorio Contessa e Andrea Venturi. Incontro con il Consorzio di Bonifica Tevere Nera, perché insomma in questi giorni si è tutti molto preoccupati, avendo tutti quanti davanti agli occhi le immagini di quello che è accaduto in Sardegna, e poi la discussione che c'è, l'allerta che continuamente viene dato per questa o quella zona. Allora, intanto Vittoria Contessa è commissario straordinario del Sì, Consorzio. ci hanno prorogato ancora di un anno questo commissariamento, sia a me e agli altri due presidenti uscenti, in quanto la riforma endoregionale degli enti in Umbria non è stata portata a Quindi è in compimento. attesa di Quindi, definire il quadro il quadro istituzionale, però istituzionale. adesso oggi non vogliamo parlare di questo tema No. perché ci sono aspetti più drammatici, perché purtroppo il mese di novembre sta diventando un mese un po' problematico per tutti quanti. Non si capisce per quale motivo, ma a novembre succedono questi fenomeni di alluvioni, frane, smottamenti, con morti, danni Qui alle bisogna stare un popolazioni. po' allerta. E arriva sempre l'allerta meteo. Infatti noi abbiamo più volte avuto dalla prefettura, dalla protezione civile, dalla regione dell'Umbria, questa informazione. Cerchiamo di mettere in sicurezza la nostra conca ternana, diciamo, e i territori che sono, Che diciamo, sono intorno alla circostanti. Conca Ternana, ma anche andate E i fino a, territori che sono anche a, circostanti. Noi fino a arriviamo Viterbo. fino a Viterbo, quindi arriviamo fino a Bagnoregio, e abbiamo 9 comuni del Oh, Viterbese. Andrea invece si occupa proprio della parte idraulica, vedi, Diciamo, irrigazione, irrigazione, che irrigazione. non Allora, idraulica. Andrea, che cosa è successo in queste giornate di allerta, insomma, nel territorio della provincia di Terni? Apparentemente non abbiamo avuto grosse precipitazioni. Apparentemente no, non abbiamo avuto grosse precipitazioni, ci attestiamo nelle ultime 24 ore a circa 30-32 mm d'acqua, 37 di Piedilugo nelle ultime 24 ore, quindi piogge abbastanza contenute. E comunque noi eravamo già preparati e in allerta sin da 24 ore prima di questi eventi. Infatti il consorzio, oltre a gestire appunto questi canali di irrigazione, i nostri cittadini conosceranno tranquillamente il Sersimone, il Cervino, sono i due canali principali di irrigazione che noi abbiamo qui a Terni, che servono per l'irrigazione, ma soprattutto in queste situazioni di piogge molto forti, aiutano e contribuiscono a smaltire proprio le acque Oh, meteoriche perché una della Conca cosa va Ternana. detta, insomma, noi come territorio in Umbria e Terni siamo dentro però una fascia di rischio piuttosto elevata. Siamo una fascia di rischio elevatissima, peraltro non a caso, insomma, è la Conca Ternana. Il bacino dove, parlo della città di Terni perché è quella più a rischio di tutto il nostro comprensorio, e anche quella dove noi effettivamente interveniamo anche più concretamente dal punto di vista Ma idraulico. lo fate perché è anche quella più pericolosa, È insomma, molto no? pericolosa, è Perché molto io pericolosa. ricordo, avendo partecipato, Vittorio, anche ad alcuni incontri, che insomma la Conca Ternana è tra le aree più rischiose, perché ci sono fenomeni rari, cioè non capitano ogni 200 o 300 anni mediamente, però ci sono state, c'è il ricordo di alluvioni veramente devastanti. Infatti non a caso noi stiamo partendo adesso con la messa in sicurezza del fiume Nera, il terzo stralcio che va da Ponte Allende fino alla ferrovia, al ponte della ferrovia Terni-L'Aquila. Quindi è un bel intervento, circa 2 milioni. Il rischio di esondazione è molto elevato. È certo che è elevato, perché non a caso sono stati stanziati 2 milioni e mezzo di euro da destinare a questa messa in sicurezza della E poi ci sponda. sono dei vincoli anche di edificazione nella Conca Ternana molto rigorosi proprio per questa ragione. Certo. Guarda caso, il vecchio piano regolatore alcune cose non le prevedeva, quindi noi abbiamo fatto edificare anche nella zona della Marattana, laddove lì c'è un rischio alto di Io ricordo esondabilità. anche a monte, ci sono addirittura edifici scolastici in zone Esatto, a in zone rischio elevato. a rischio Quindi elevato. bisogna prima intervenire nelle situazioni più critiche. Quindi stiamo cercando di far capire a tutti, compreso il Comune di Terni e altri comuni, che i piani regolatori vanno fatti programmando anche edificazioni in alcune zone dove è possibile farlo. Io sentivo stamattina per Radio Robbio un intervento di un geologo famoso, ricercatore a livello italiano, che diceva, perché parlavano della disgrazia della Sardegna, dei problemi della Sardegna, parlava
parlando di questo, lui diceva: la colpa è nostra. Perché è vostra? Dice: perché nostra nel senso della comunità, perché noi ci modifichiamo dappertutto. Beh, e anni... quello che noi consumiamo come suolo lo consuma l'Inghilterra in 10 anni, noi ci mettiamo un anno. No? Abbiamo fatto degli interventi. Abbiamo fatto degli interventi dove c'erano, c'era l'alveo di un fiume, dove c'era. Quindi, insomma, abbiamo fatto delle cose non in l'abbiamo consumato il suolo e l'abbiamo non difeso, no? Ma l'abbiamo oltraggiato il suolo. Quindi chiaramente poi dopo il rischio è più alto. I punti più critici per quello che riguarda l'area della Conca Ternana quali sono? Allora, i punti più critici dai nostri studi idraulici che abbiamo fatto sono la zona di Sabbione, proprio perché lì abbiamo, una situazione particolare. Ci siamo accorti nel 2005, nell'ultima alluvione che abbiamo avuto più importante qui a Terni, dove praticamente sono andate sott'acqua parecchie attività industriali. Quella me la ricordo, fu un danno notevolissimo. Nessuno così forse aveva pensato, ma purtroppo lì esiste il recentino, il quale fa proprio da sbarramento e quindi crea una specie di invaso e di diga. Poi ci sono dei dei chiavicotti che oltrepassano il canale, ma in quel caso si era praticamente ostruito un chiavicotto, l'acqua non è passata, è sondato. Ora, lì però fu proprio una piena di quelle preoccupate. Noi pensi che nel 2005, andando per fare questo paragone, proprio in Sardegna sono caduti 480 mm, 500 mm d'acqua nelle 24 ore. Allora nel 2005 caddero 120 mm d'acqua nelle 24 ore. Che sono comunque tanti. Quindi sono 4 volte in più e sono comunque tanti. Ora, credo che oggi siamo in una situazione di fronteggiare abbastanza pieni di quel tipo, non dei 500 degli interventi sono comunque stati fatti in quella sono zona, stati no? fatti nella zona proprio della polimi degli interventi in sinergia con il comune di Terni. Su progettazione nostra il comune di Terni ha realizzato una centrale di sollevamento delle acque dove in caso di piogge molto forti e quindi si accumula l'acqua, entra in funzione automaticamente. Lì c'è il vallo, c'è il canale Vallo, c'è il fosso Carone, ci sono vari fossi di Colle Scipoli, che peraltro noi abbiamo manutentato tutti a tappeto, abbiamo finito già più di 20 giorni fa, ogni anno con manutenzioni straordinarie, il consorzio ha proprie spese di tutti i contribuenti, interveniamo su tutti i corsi d'acqua che praticamente insistono sulla città di Terni e li puliamo e li manutentiamo. Quindi questo è un punto molto delicato. Esatto, poi ecco, per concludere appunto, assieme a questa centrale di sollevamento fissa, noi ci siamo attrezzati come consorzio di una grossa idrovora che riesce ad aspirare tra fango e acqua circa 250 litri d'acqua al secondo, in modo che nel caso in cui ci fosse appunto un intervento urgente, noi interveniamo, è mobile, noi in questi giorni già è pronta su un carrellone proprio per portarla dove serve. Cioè dove servire. Cioè, noi abbiamo ad esempio dei sottopassi, no? Dove certo. A volte si determina certo. situazioni di pericolo. Lì nei sottopassi, con delle riunioni che abbiamo fatto in prefettura tra comune, provincia, consorzio, eccetera, sono stati appunto stabiliti delle regole, delle procedure. Infatti è previsto la chiusura dei sottopassi perché purtroppo stanno quelli sotto sono i punti più delicati, no? Sì, ci abbiamo due o tre punti. Hai visto in Sardegna, no? È morta la signora perché stava sottopasso. Lì si arriva e poi ad un certo punto No, devo dire che questa sinergia tra comune, consorzio, provincia, ovviamente coadiuvato dalla protezione civile, no? Sta funzionando, quindi come coordinamento, infatti noi siamo messi in allerta come il comune, come la provincia, e ognuno di noi sa dove intervenire e nella zona dove deve intervenire. Abbiamo detto una zona, forse quello che è mancato in Sardegna. Una zona, abbiamo detto, è quella di Vocabolo Sabbione, poi le altre zone... Un'altra zona molto a rischio è Fosso Rivo, che sta nella zona del Rivo. Purtroppo Borgo Rivo... in questi ultimi anni è stata edificata in maniera enorme. Quella la conosce bene anche Vittorio. Borgo Rivo ha avuto uno sviluppo notevolissimo. La città nella città. Più grande della città di Terni, per intenderci. Esatto, per cui le 20.000 e oltre persone che stanno affollando questo quartiere, che poi è diventata la città, chiaramente... alcuni problemi hanno creato. La campagna, quindi con tutti i fossi. Tu ti ricordi? No? Se tu ti ricordi il Fosso Rivo, come viene giù? Si chiamava Borgo Rivo. C'è il ponte Le Cave, per cui lì già anni fa, nel 2005, quando ci fu l'alluvione,
esondò e creò l'allagamento di alcune ville, con alcuni proprietari di questo che stiamo ancora in causa, perché tra l'altro hanno chiamato in causa noi, certo, oltre che il comune, certo, hanno chiamato in causa noi. Poi dopo ci spiegherai come funzionano le responsabilità, okay, in questo, okay, caso. Per cui il problema è che noi quest'anno, tanto per parlare di cifre, per dare un'idea, allora, di quello... facciamo finire ad Andrea invece il discorso tecnico, su, e poi parliamo delle cifre. Sì, allora, sì. Tecnico per quanto riguarda le difficoltà della zona di Borgo Rivo. Di Borgo Rivo, praticamente, ora per immedesimarmi un po' così nella situazione, meno gli ascoltatori capiscono bene, parliamo del riaccio, perché effettivamente si chiama Fosso Rivo per tutti, sì, certo, riaccio, riaccio, no? Ecco, praticamente lì, l'uriaccio, lì succede questo, che c'è un unico corso d'acqua, questo Fosso Rivo, che praticamente smaltisce tutta l'acqua di quel bacino. È un bacino enorme, molto grande, e il corso d'acqua è unico, e peraltro neanche possiamo ingrandirlo più di tanto, perché siamo comunque ostacolati da tutte le infrastrutture che sono state realizzate a ridosso di questo corso d'acqua. Ma non soltanto... E lì c'è una cementificazione che poi, esatto, convoglia, esatto, l'acqua. Esatto, ma non solo questo, purtroppo abbiamo anche problemi di quote e di livelli, perché tutte le colonne, diciamo, fognarie che smaltiscono le acque nella zona di Rivo e che poi arrivano al depuratore, nella zona di Maratta, passano sotto al Fosso Rivo a quote, diciamo, molto alte, quindi il fosso gli passa sopra. E, quindi capisce che non abbiamo manco tanta pendenza da sfruttare, quindi abbassare il corso d'acqua per dare più velocità al flusso dell'acqua. Siamo condizionati. Però immagino, come? No? Anche, sarebbe anche un po' rischioso, no? Fare un intervento di questa natura. È rischioso perché non solo passano sopra, sotto queste fognature, ma perché hanno messo proprio dei veri e propri scolmatori di troppo pieno della fognatura su questo fosso. Perché, e quindi noi abbiamo tutte queste situazioni. Funziona anche da fognatura in certi momenti? A volte sì, perché quando si riempie talmente tanto, scolma e parte con l'acqua assieme all'acqua bianca. Lì, quindi c'è un rischio lì. C'è un rischio molto grave. Mentre invece... dentro la città di Terni, e questo lo voglio puntualizzare perché è importante spiegarlo ai nostri cittadini, noi abbiamo sopperito a questa situazione di carenza di condotte fognarie per acque bianche, ricevendo tutte le acque meteoriche o gran parte, abbiamo stimato intorno al 70% delle acque bianche finiscono nei nostri canali, prima i secondari e poi i principali. Quindi vanno poi sul Sersimone, sul Cervino, ai quali smaltiscono sul fiume Nera. Ma la cosa importante è che il consorzio proprio ha terminato quest'estate un impianto automatico, no, di regimazione delle acque, quindi di un telecontrollo vero e proprio, perché nel periodo estivo questi canali ovviamente sono pieni di acqua per l'irrigazione, acqua che noi prendiamo da Pentima, praticamente l'Ion ce la dà prima di averla utilizzata per i loro per creare energia elettrica. Quindi che succede? D'estate potrebbe anche piovere molto copiosamente di notte e quindi ci potrebbe mettere in difficoltà arrivare nelle nostre, i nostri scarichi, mandare a scarico l'acqua dell'irrigazione, asciugare, appunto, abbassare i livelli sui canali per ricevere l'acqua meteorica. Allora un sistema di sensori e di paratoie in automatico, appunto, in base a dei livelli, quando l'acqua si alza più di un certo livello, manda automaticamente anche di notte a scarico tutta l'acqua dell'irrigazione e quindi possiamo captare tutta l'acqua meteorica. Quindi, salvaguardando gran parte della città proprio di Terni da rischi di esondazione. La città in pianura ha dei seri problemi. Consideri che noi possiamo smaltire fino a 5 metri cubi d'acqua al secondo su ogni canale, quindi ce ne abbiamo due grandi, anzi sono più di... Consideri che quelli più grandi, la rete è formata da 200 km, immagini, dentro Terni, quindi tutta la rete capillare di questi canaletti, quelle formette che la gente vede, dell'irrigazione, queste ovviamente quando togli l'acqua sul canale principale si asciugano, no? Però quindi quelle sono fondamentali. Sono fondamentali perché riescono a captare l'acqua superficiale. E i guai arrivano quando si cementifica, esatto, laddove ci sono questi sistemi, esatto, tradizionali di raccolta delle acque. Quindi, comunque fortunatamente abbiamo questo reticolo che ci consente di tenere abbastanza asciutta la città di Terni. Perché le antiche generazioni, le vecchie generazioni erano molto attente ai problemi. Certo, avevano una grande cura. Però certo, lei capisce che magari in tempi passati ovviamente mezzi, c'era meno cementificazione, quindi i terreni erano
diciamo agricoli prettamente intorno a una città di Terni che è cresciuta industrialmente, però c'era boario, anche l'agricoltura, no? Poi immagini che il Telsimone o la vecchia forma dei cavalli, tanti magari a certa età si guarderanno, no? Di questo è della forma. Una volta, esatto, una volta erano esclusivamente in terra, no? Oggi invece sono tutti grandi rivestiti, i canali, questo il canale, insomma il Telsimone, c'ha una capienza appunto di 5 metri e mezzo d'acqua al secondo, sfioriamo i 6 metri cubi d'acqua al secondo, e insomma è largo circa 2 metri per un'altezza di 1,80 m. Oh, nell'area del fiume Narnese, nella quale in passato ci sono avuti comunque fenomeni anche... Nell'area Narnese abbiamo a cuore e siamo intervenuti anche quest'estate proprio per la pulizia radicale del Calamone, perché Calamone purtroppo è un fosso che ci crea tanti problemi a Narnescalo. Devo dire che c'erano altri tipi di problemi anche a Narnescalo con la fognatura, non so, lei so sì, che la conosco di Narni, bene, grazie, quindi sì. Narnescalo la stazione si allagava molto la frequentemente. È punto critico. Ora che abbiamo fatto, sono stati fatti degli scolmatori da parte di Umbria 2 e del SI proprio direttamente al Nera, e noi gestiamo e manteniamo sempre a pulito il corso d'acqua che cammina e passa, mi sfugge il nome, ma passa parallelamente al cimitero di Narni, e che quello, no, quel corso d'acqua riesce a smaltire gran parte delle acque provenienti dalle fognature d'acque bianche di Narni Scalo, ma che se alzasse il suo letto praticamente con sedimenti, come è successo in passato, non smaltirebbe più l'acqua, appunto l'acqua bianca delle fognature, e quindi si creerebbe il problema. Ora, capito questo, il consorzio ogni anno l'ha messo proprio a regime, puliamo ogni anno questo corso d'acqua in modo che comunque defluisce bene e tutto il sistema della rete funziona. Però allora, parliamo sempre, ecco, di quantità d'acqua, ovviamente, no? Che anche se tante, più o meno nella media. Lei capisce che quello che è successo poi in Sardegna, si va quella di è una cosa anche particolare. Tieni conto che l'altro anno nell'alluvione che che avvenne nell'Orvietano, quella terribile, Piare di San Martino e Tuterte e a Marciano, caddero 220 mm d'acqua, una bella bomba creò problemi, ed è vero che ha allagato tutto il centro del Vedoscalo, fatto danni. Il Paglia è andato fuori. Allora Vittorio, stavi parlando invece degli investimenti che avete programmato. Quindi noi in ragione di queste cose abbiamo previsto anche per il 2014 di intervenire con i soldi dei contribuenti, quindi con quello che noi riusciamo a prendere ogni anno, che poi non è il 100% della contribuenza, perché poi un 30% è sempre destinato al coattivo perché non pagano in forma abbonata. Io personalmente pago perché sto facendo. Però per dire, su 3 milioni e mezzo di entrate che noi dovremmo avere ogni anno, anche, però non vogliamo parlare di questa cosa perché sono cifre. No, volevo far capire alla gente che noi comunque quei sui 3 milioni e mezzo di entrate di ruoli noi destiniamo 1,3 milioni alla manutenzione dei fossi e dei corsi d'acqua che stanno nella nostra... Per il 2014. Per il 2014, quindi destiniamo un 35% delle nostre entrate. E serviranno per? Serviranno per manutentare, lo diceva prima Andrea, tutti i corsi d'acqua esistenti nel nostro territorio, quindi o direttamente o tramite appalti con le ditte, noi facciamo lavorare tra l'altro anche le nostre ditte locali, provinciali, sì, eccetera, eccetera. Il consorzio è uno dei pochi enti che ancora paga, che ancora paga entro 30-40 giorni. Che raccoglie direttamente dai cittadini, quindi non ha una finanza derivata, come si dice. Mentre la finanza derivata, che dovrebbe essere quella dalla regione, dal ministero e dalla comunità economica europea, quindi arriva sempre un po' in ritardo, quindi noi anticipiamo quello che dopo arriva. Allora, con questo 1.300.000 euro farete gli interventi. Poi ci sono anche altri programmi. Ci abbiamo 27 corsi d'acqua da manutentare ogni anno. Il punto più critico sul quale ancora bisogna intervenire qual è, Andrea? Ma guardi, dunque, il punto più critico è la messa in sicurezza del fiume Nera per quanto riguarda la zona di Maratta. Perché questo? Quando noi abbiamo incominciato a mettere in sicurezza il fiume Nera, la volontà politica, diciamo, era quella di iniziare dalla città di Terni,
dalla messa in sicurezza della città. No? Comunque c'era anche le motivazioni. No? Lei l'ha detto poc'anzi delle scuole, e infatti noi abbiamo cominciato prima e secondo me. Ora però stiamo incominciando con lo studio del terzo stralcio, che comunque è imminente, ma il quarto stralcio, che affonderà esclusivamente la zona di Maratta, quindi la zona industriale di Maratta. E lì praticamente saranno degli interventi importantissimi, perché a questo punto verranno svincolate delle aree che attualmente sono vincolate, infatti inedificabili, oppure si sono messe in sicurezza, per esempio la zona industriale o dove sta il sito dell'università attualmente a Maratta. Sono stati fatti dei rilevati di circa 2 metri per la messa in sicurezza, quindi della lama d'acqua che potrebbe uscire, no, da calcoli e verifiche idrauliche che sono state fatte assieme dal consorzio e approvate dall'autorità di bacino, no? E quindi per edificare vanno fatte 3 spese in più per la messa in sicurezza. Allora, ora, una volta sistemato quindi le sponde del fiume Nera, non bisognerà più fare queste sistemazioni preliminari, perché già le sponde verranno messe in sicurezza. Questo sembra il prossimo grosso intervento. Allora, sì, invece vorrei concludere sulle responsabilità. Cioè, qui ci sono diverse responsabilità che sono comuni, province, consorzio. Un cittadino come deve comportarsi? A chi si deve rivolgere se ha una preoccupazione, un problema? Per quello che riguarda il rischio idraulico si deve rivolgere o a noi o alla provincia. Quando diciamo rischio idraulico, o delle cose che, di provincia, cui abbiamo parlato prima, cioè il rischio, esatto, di esondazioni, il rischio idraulico, no? Quello che può, con fenomeni di... Quindi deve chiamare o il consorzio, o la provincia. Deve scrivere più che altro. Deve scrivere segnalare. Meglio che segnala, no? Però se chiama, comunque noi andiamo subito a fare i sopralluoghi. Sulle nostre zone di competenza, sui nostri corsi di competenza, ci andiamo noi. Su quelli che sono anche di competenza della provincia, ci vanno loro, o scegliamo a noi se andiamo a fare la loro se opera, ci andate, diciamo, per conto della provincia. Sì, esatto. Abbiamo un accordo di programma. Adesso dobbiamo fare un accordo di programma pure con il Comune di Terni, con il quale stiamo cercando di mettere insieme le nostre forze per collaborare, per difendere il territorio, ma anche per fare delle opere che poi rimangono, diciamo, nel territorio, rimangono proprio per far vedere insieme. Invece il Comune di che cosa è responsabile? Il Comune è responsabile per quello che riguarda l'edificazione, la cementificazione, quindi l'attenzione che deve porre al suolo, dicendo a quelli che fanno richiesta. Il territorio deve essere presidiato dal Comune, i corsi d'acqua dalla provincia. Diciamo, Andrea, ci sono dei corsi d'acqua dove insistono su zone urbane, che il Comune ovviamente poi chiede a noi di sistemarle o di intervenire, eccetera. E quindi ecco, ci sono delle zone appunto urbane dove il Comune comunque deve intervenire, che non, nel mio caso è competenza. Dovrebbe farlo, ci chiama a noi molte volte perché magari o non c'ha la professionalità, no? Dentro, interna, o non c'ha i soldi per poter fare l'intervento, allora abbiamo detto facciamo un accordo di programma anche con voi, che abbiamo fatto con altri 25 comuni, in modo che se ci sta un problema sappiamo come risolverlo, no? L'abbiamo fatto pure con la provincia, l'accordo di programma, quindi... Vabbè, stiamo aspettando di fare questo accordo. È importante che comunque si sappia che le segnalazioni vanno fatte o al consorzio, alla provincia. O la provincia per quello che riguarda l'aspetto, oppure al comune per quello che riguarda le questioni comunali. Comunque poi, se non è competenza vostra, almeno il cittadino sa, darete delle indicazioni. Spesso mi intrometto, interviene, ci telefona spesso lo sportello del cittadino con dei cittadini che vanno da loro per segnalare alcune situazioni. Poi chiamano a noi tecnici, esatto, e magari cerchiamo di risolvere il problema assieme a loro, insomma, assieme al comune. Per esempio, l'ultima, ecco, che ci è capitato, ecco, che il comune ci ha chiamato per un intervento urgente alla zona, dunque, sul torrente Serra a Giuncano. Praticamente è capitato che aveva sondato un corso d'acqua su una strada che impropriamente stava lì, perché passava una strada dentro l'alveo, pensi, di un corso d'acqua, cosa che non dovrebbe essere. È arrivata un'ambulanza con un ammalato, non ha potuto collegare l'ammalato e è dovuto tornare indietro in ospedale. Il comune ci ha contattato, siamo intervenuti immediatamente, dopo 2 ore ci avevo i mezzi su, abbiamo ripristinato il tutto, l'ambulanza è passata, ha potuto accedere, però
insomma, noi con non abbiamo potuto fare a meno che scrivere al comune e dirgli che comunque questo è un intervento, diciamo, che potrebbe essere sconvolto di nuovo da una inondazione, quindi va fatta un'opera strutturale e, oppure creare un percorso alternativo, perché è insomma una cosa strana e impropria passare con una strada dentro a un corso d'acqua. Per chiudere, volevo anche ricordare ai nostri telespettatori che molte zone vengono irrigate con l'acqua potabile e dovrebbe essere vietato. Vabbè, molti... Questo allora, Vittorio, ne questa parliamo. È un'altra, no, per dire... Siamo appena usciti dall'estate e stiamo entrando insomma in altri... Perché l'acqua è un bene prezioso, quella potabile sì. Ancora più. Ci sono previsioni ancora, le previsioni vanno fatte a 2-3 giorni, quindi non... No, io ho proprio scaricato dei dati da internet, noi per le prossime 24 ore e nell'immediato adesso abbiamo una criticità ordinaria per quanto riguarda il rischio idrogeologico. Non abbiamo rischi di piogge... quantomeno per le abbondanti. Prossime 24 ore. Ecco. Ecco, quindi, quindi per ora oggi, siamo abbastanza tranquilli. A oggi, fine novembre, insomma, dovrebbe essere abbastanza tranquillo. Lo speriamo. Grazie comunque. Grazie a voi. Di aver dato anche, abbiamo dato delle informazioni che possono essere utili in questi momenti, per alcuni aspetti rassicuranti, per altri, insomma, la preoccupazione deve esserci sempre e soprattutto deve crescere la vigilanza sul territorio, su come viene usato il territorio, perché poi l'elemento decisivo è questo. Allora, grazie a Vittorio Contessa e Andrea Venturi, che sono uno il commissario straordinario, prima presidente, adesso commissario straordinario, e Andrea invece il responsabile per la parte idraulica, per l'irrigazione, in particolare per l'irrigazione. Grazie per averci ascoltato. Buonasera.